Anche mister Massimo Rastelli, eccoci qua, buonasera. Buonasera mister, insomma oggi un brutto Avellino, lo possiamo dire, dall'inizio il Picerno insomma è sembrato più cattivo in campo. L'Avellino forse ci aveva abituati bene in questa fase del Rastelli 2.0 sulla cattiveria e sulla determinazione, vi hanno forse un po' sorpresi dall'inizio su questo? No, assolutamente, non è che siamo a pettino alle bambole, nel senso sappiamo che contro di noi fanno tutti la partita della vita e quindi da questo punto di vista erano solo un po' più pimpanti all'inizio, poi dopo qualche minuto abbiamo preso le misure, siamo riusciti ad alzare un po' più la mezzala sull'altro centrale, quindi a salire molto bene e quindi tranne qualche cross che ci ha un po' impensierito, una partita in equilibrio, alla fine è una partita che ha giocato un po' di più il Picerno, lo sapevamo che è una squadra che gioca a calcio, una squadra che non butta mai via la palla, come sapevamo che naturalmente nel momento in cui andavamo a pressarli ci avrebbero messo questa pallettina alle spalle della nostra linea difensiva, ma sia Auriletto che Moretti credo abbiano fatto una partita ottima concedendo poco. È normale che tutto è cambiato poi negli ultimi 15 minuti dove siamo stati bravi in contropiede a passare in vantaggio e stavamo gestendo la gara comunque senza grandi assilli e in pochi minuti, insomma su due palline attive abbiamo perso la gara. Commissario, una cosa che analizzavamo che forse sugli esterni, soprattutto il primo tempo, ha fatto un po' più di fatica con Canutè e Russo a saltare l'uomo, a creare pericoli, forse lì avevano un po' imbrigliato e poi nel secondo tempo un pochino meglio, infatti l'azione del gol nasce proprio con i tre davanti. Ah, dovevamo solo cercare di dare un po' meno punti di riferimento, cercare di giocare un po' di più alle spalle dei loro due mediani e quindi stare un po' più vicino con i due esterni insieme a Marcello in modo da cercare comunque nelle mezze misure tra le linee di trovare un po' di soluzioni e nello stesso tempo poi poter attaccare un po' di più la profondità. Siamo stati molto prevedibili, poco sereni nella gestione della palla e quindi loro poi ti riconquistavano palla e ti ripartivano. Ti ripeto, poi siamo stati bravi comunque a non concedere grandissime situazioni pericolose se non su qualche palla inattiva e quindi è un peccato andare a commentare comunque una sconfitta dove a 12 minuti, 15-16 minuti dalla fine, insomma, potevamo gestire meglio determinate situazioni e portare a casa comunque un risultato positivo. Ecco mister, tutte le assenze non sono un alibi, però no, sono un dato oggettivo, abbiamo detto una difesa praticamente forzata, no? Senza terzini di ricambio, però cosa vi lascia insomma questa sconfitta per poi preparare le altre partite? La seconda sconfitta consecutiva, aveva detto, dopo la buona prestazione e l'atteggiamento di Catanzaro, oggi serviva uno slancio che purtroppo però non è arrivato almeno dal punto di vista del risultato. Noi dobbiamo, come avevo detto anche ieri in conferenza, noi sappiamo che siamo in una situazione non bella, se sono qua vuol dire che comunque tante cose non funzionavano, c'è stato sicuramente un mese dove la squadra ha dimostrato di essere viva, sicuramente oggi poco lucidi in alcuni momenti, ripeto, anche per poter gestire meglio la palla e poter essere più lucidi nella gestione in modo da non stare sempre a correre dietro agli altri, quindi da questo punto di vista dobbiamo sicuramente migliorare, ma lo sappiamo, è una sconfitta che naturalmente non ci voleva perché era comunque contro una squadra che ci stava due punti sotto, che con questa vittoria ci ha superato e ci mette comunque in una situazione di pericolo, l'avevo già accennato ieri e sapevo che oggi era una gara molto insidiosa e purtroppo non torniamo a casa con un pugno di mosca. Vista l'emergenza, Moretti preoccupa, abbiamo visto zoppicare alla fine, si sa già qualcosa? Ha preso un colpo e non si ricorda, in mischia, quindi si è un po' gonfiato sotto il ginocchio e valuteremo nelle prossime ore. Grazie mille a mister Massimo Rastelli, solo lui.